Bella a tutti ragazzi, qui è Toro Fra chi parla. Oggi siamo tornati con un nuovo video sul mio canale. Vi vedrete vestito un po' primaverile proprio perché ci stiamo inoltrando nella primavera. È appena iniziata, quindi buona primavera a tutti. E primavera è simbolo per tanti di rinascita, di cambiamento, di novità, e così è anche per me, perché oggi vi porterò un progetto che non ho mai portato e che non è neanche facilissimo vedere, soprattutto su YouTube Italia, ma che voglio davvero portare avanti perché mischia due interessi, due passioni che piano piano si stanno sempre di più ingrandendo all'interno della mia persona. Una tra queste è quella del disegno, che avete visto, ho portato qualche video sul disegno, qualche video sui miei disegni, e avrete visto comunque qual è il mio stile, che è molto molto possiamo dire variegato. E d'altro canto c'è la mia passione per le scarpe, per l'abbigliamento, che si sta sviluppando. Se mi seguite su Instagram o anche su YouTube, ho portato il video delle Jordan 1, vedrete che piano piano acquisto nuovi paia di scarpe, le tengo, le regalo, le vendo, quindi ci faccio di tutto perché mi piacciono e alcune mi fanno davvero impazzire. Fino un paio di giorni fa assieme a mio fratello abbiamo acquistato ad esempio delle nuove Jordan che forse vi porterò a breve sul canale. Ma oggi non sono qui per parlarvi di altre scarpe se non di quelle che vi mostrerò oggi, perché proprio nel video scorso spiegavo come il mio interesse fosse quello di mischiare il disegno alla mia passione, al mio interesse per le scarpe, per l'abbigliamento, e quindi customizzare un paio di scarpe. È caduta a fagiolo un'azienda che mi ha contattato e mi ha proposto di inviarmi un paio di scarpe in maniera gratuita che io avrei dovuto mostrarvi, e io ho scelto il paio di scarpe che più si adattava a questo nuovo progetto di customizzare appunto un paio di scarpe. E sono proprio queste. Queste sono un'imitazione delle Easy, della Colorwave Cream White, mi sembra si chiami così. Sono tutte bianche e ho scelto di prendere queste, di farmi inviare queste, proprio perché mi ricordano una tela bianca su cui tu ti puoi esprimere, su cui io mi posso esprimere, posso disegnare quello che voglio. Quindi il mio progetto nasce proprio da qui, prendere queste scarpe e customizzarle disegnando qualcosa che mi rappresenti. Quindi vi porterò nei video futuri ovviamente una customizzazione di queste scarpe. Quest'oggi sono qui per parlarvi appunto del perché ho scelto queste scarpe, un video abbastanza breve, una sorta di trailer, e volevo dirvi che mi sono state inviate appunto da questa azienda. Troverete il link in descrizione con il codice sconto che vi permette di avere uno sconto del 10%. Sono, io ho avuto un paio di Easy, erano le zebra blu, adesso non mi ricordo, comunque quelle che sono uscite intorno a dicembre, e non ci sono quelle grandi differenze che mi aspettavo, essendo comunque delle scarpe che costano intorno ai 140 euro. Adesso andate a dare un'occhiata sul sito, mentre magari le Easy che avevo acquistato le avreste pagate adesso in questo momento con il reselling intorno ai 200 euro. Comunque non c'è una grande differenza, anche la scatola vi arriva molto simile all'originale, l'impacchettamento possiamo dire vi viene simile all'originale, c'è persino lo scontrino della Footlocker. Quindi raga, c'è davvero poca differenza. Per quanto riguarda la scarpa in sé, anche in questo caso abbiamo ad esempio la suola Boost, c'è l'interno della scarpa è davvero curato, il logo dell'Adidas si vede bene, cioè è un po' più flessibile mi pare rispetto a quella delle Easy originali, però comunque sono fatte molto molto meglio di quanto magari si creda. Inoltre una cosa davvero positiva, e vi sto dicendo tutte queste cose con la massima sincerità possibile, fidatevi, non mi ha detto di dire nulla di particolare se non specificare che comunque non si tratta di prodotti originali, ma si tratta di imitazioni e quindi repliche. Vi dico la mia massima sincerità, la consegna è stata velocissima. Infatti io avevo in mente di aspettare magari un paio di settimane prima che mi arrivassero le scarpe e pensare un po' a quello che sarebbe stato il mio progetto di disegno, e adesso invece mi sono trovato un attimino spaesato perché mi sono arrivate subito e ovviamente devo fare in maniera veloce, portarvi un contenuto in maniera molto rapida. Comunque vi ripeto, a me questa Colorwave piace perché sono scarpe totalmente bianche, più precisamente andrò probabilmente a dipingere questa scarpa in un modo e l'altra utilizzerò uno stile diverso, anche perché difficilmente
ovviamente le indosserei quanto più le terrei, soprattutto per ricordo, a meno che qualcuno di voi non ci tenga magari ad acquistare, però si sa mai. In questo caso ci troviamo di fronte a delle scarpe che mi danno la possibilità di svagare in tutto e per tutto nello stile. Su queste rappresenterò quella sorta di serie di disegni tutti vicini tra loro, come posso dire, tutti quei simboli che vi avevo portato, li vedrete qui in sovrimpressione, e applicarli direttamente sulla scarpa, magari su questa fascia laterale, apportare delle scritte che mi consentano comunque di non fare l'intera scarpa disegnata, magari, che ne so, la mia data di nascita potrei riportare Tolafra, potrei riportare una serie di cose diverse, e l'idea è proprio quella di customizzare queste scarpe al meglio, per renderle mie. E se vi chiedete perché non ho acquistato un paio di scarpe originali, perché non mi sono fatto mandare delle scarpe magari originali, ma mi sono fatto inviare queste, ci sono due motivazioni. Primo, mi ha contattato questa azienda, sono stati gentilissimi e soprattutto sono stati molto veloci e mi hanno proposto comunque di inviarmi un paio di scarpe che avrei potuto scegliere tra una vasta gamma, quindi non vedo perché non scegliere anche questa scarpa, anche se non si tratta di legit. Secondo luogo, proprio perché non si tratta di scarpe originali, ho la possibilità magari di dipingere su un paio di scarpe senza avere il timore di rovinarle, anche perché si tratta di un esperimento, di una mia prima esperienza, e quindi non garantisco al 100% la riuscita del progetto. Utilizzerò magari delle tecniche che non sono quelle giuste, potrò anche sbagliare, cioè è più un campo di prova, è una tela che mi permetterà di formare e di consentirmi magari tra un mese, magari tra due mesi, magari tra un anno, di prendere in mano una scarpa da 400-500 euro e disegnarci sopra in maniera totalmente sicura, perché sono sicuro di me stesso e perché ho iniziato grazie a delle scarpe che magari non costano quelle cifre. Quindi raga, ripeto, trovate il link in descrizione. Questo era il breve video introduttivo, spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel like per supportarmi e nei prossimi video vedrete come andrò a personalizzare queste scarpe. Da Tolafra è tutto, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Bella!